quando si stampavano i soldi quando c'era l'oro nelle casse morti. Si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere in caso di check o di carte di credito. Non c'è più niente. Stampano soldi e ce li prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Eh? Dello Stato, quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì, va bene. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? C'è qualche cosa che non quadra, no? Quindi è come dire che dei soggetti privati siano proprietari della nostra moneta e ce la prestino richiedendola indietro con l'interesse. Ma se la moneta è dei cittadini, degli stati, allora perché ce la prestano? C'è qualche cosa che non quadra, no? C'è qualche cosa che non quadra. Una volta avevi delle monete d'oro, erano le tue, c'era l'oro, un po' d'oro c'era, benissimo, però ce l'avevi in mano, tu erano tu. Tu adesso hai un pezzo di carta che ci scrivono 100.000 lire. Allora, vediamo di chi sono i soldi. Mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno. Monetario di signoraggio, che era forse così si azzerava un po' il debito. Beppe, scusa. Andre! 4-5 anni fa ne parlavi, non ne più parlavi. Ma, eh? Beppe, scusa. Andre! 4-5 anni fa ne parlavi, non ne più parlavi. Ma, eh? Il signoraggio è pericoloso perché se ci entri dentro e capisci il meccanismo non esci più perché il signoraggio è pericoloso perché se ci entri dentro e capisci il meccanismo non esci più perché... Il problema è che fare una banca nazionale che stampi una moneta sovrana è impossibile allo stato attuale, e forse questo potrebbe anche essere il motivo per cui Grillo non parla più di signoraggio. Perché, allora, facciamo un'ipotesi: si vota domani mattina e il Movimento 5 Stelle va al governo. Secondo voi, ammesso che tutto il movimento sia unanime nel voler fare una moneta sovrana, e quindi la fa, cosa succede? Ma come minimo arrivano in Sicilia i carri armati come nel 43, saremmo fatti oggetto di una ingente esportazione di democrazia, come hanno fatto in Iraq, in Kuwait, in Afghanistan, eccetera, eccetera. Perché ovviamente non puoi affrontare di petto il sistema senza prima avere una consapevolezza distribuita. Solo quando tutti, non dico tutti i 60 milioni, ma quando una grandissima parte dei cittadini avranno capito questo concetto, e allora a quel punto forse potremo finalmente arrivare all'obiettivo finale di avere una moneta sovrana. Altrimenti o cominciano a scoppiare bombe tipo Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Stazione di Bologna, eccetera, oppure ci fanno proprio la guerra. E per l'Italia non è più facile che l'Afghanistan, eccetera, perché noi siamo già una colonia americana, quindi vuol dire ce l'abbiamo già in casa. Quindi scordatelo. Invece, forse cominciando dal piccolo, e per questo io ho lanciato la campagna Adotta un sindaco coraggioso, e io nelle prossime settimane incontrerò ben 4 sindaci, non tutti a 5 Stelle tra l'altro, alcuni sì, altri no, proprio per partire con questo progetto di certificati di credito comunali. Se noi questo progetto riusciamo a farlo andare avanti, ad arrivare magari
nel giro di 5 anni, di 10 anni, ad avere 1000, 2000 comuni con questa cosa qui. Tanto è vero che in modo tale che tutti gli italiani si rendano conto dei benefici di una moneta sovrana, a quel punto il passo è fatto. Forse potremmo farne anche una nazionale, ma la cosa va fatta in modo graduale, perché altrimenti faremmo la fine di Moro, di Kennedy, di Sankara, di Gheddafi e di tutti gli altri. Questa è la mia opinione, forse sarò un po' pessimista, ma non credo, perché di solito vengo accusato dell'esatto contrario. Se vuoi ridare, grazie, l'ultima risposta, grazie. Sì. Quindi di fatto si genera un utile da questo signoraggio bancario. Allora, noi possiamo parlare di qualsiasi cosa, di tutto lo scibile umano, ma la prima e unica domanda alla quale lei deve rispondere, signor Letta, è una, e glielo faccio vedere per farle capire bene, è questa: chi è il proprietario della moneta? Lei mi deve dire questo, il popolo? Chi altri? Le vostre banche private europee? Se il popolo è il proprietario, allora nei confronti di chi abbiamo questo debito? Chi l'ha contratto e a chi dobbiamo pagarlo? Ditelo una volta e per tutte! Allora, qual è la questione? La questione è che immobili, esattamente come le riserve valutarie, sono frutto di una posizione dominante, sono state accumulate mediante il signoraggio bancario, che è quel meccanismo con il quale si crea moneta dal nulla al solo costo o della materia prima, quando devo stampare materialmente il biglietto di banca, o del click elettronico quando creo moneta dal nulla, i famosi diritti speciali di prelievo. Allora, siccome questo capitale è stato accumulato in nome e per conto del popolo italiano, sfruttando la posizione dominante e il monopolio nel battere moneta della banca centrale, è corretto che i proventi di queste alienazioni vadano al popolo italiano. Quindi, cari cittadini, era incentrato sul sistema bancario ombra, mentre andiamo a cercare chi evade per 2 euro uno scontrino, esiste un sistema bancario ombra. Leggendo attentamente questo testo si scopre che qualcosa di aberrante è all'origine della crisi finanziaria planetaria che ci ha colpito pochi anni fa e che ancora ci colpisce. Evidenzia che la fine del 2011, fate attenzione, ben 67 mila miliardi di dollari erano gestiti da una finanza parallela, al di fuori quindi dei controlli e delle regole bancarie vigenti, una cifra che equivale al 111% del PIL. Ebbene, mondiale. Ebbene, leggendo questo studio, sembra di avere a che fare con un movimento sovversivo che specula ai danni degli stati sovrani e soprattutto dei ceti meno abbienti. In altre parole, se da una parte abbiamo i conti correnti con i risparmi dei cittadini e delle imprese, dall'altra parte abbiamo questo sistema bancario occulto, composto da tutte le transazioni finanziarie fatte fuori dalle regolari operazioni bancarie. Nel 2012 il salvatore eurocrate Mario Monti affermò che eravamo in guerra e che bisognava salvare l'Italia, o meglio le banche. L'Europa ha bisogno di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parte di sovranità nazionali a un livello comunitario. Parole esatte di Mario Monti, che ha ammesso l'esistenza di crisi economiche indotte per sottrarre sovranità ai singoli governi democraticamente eletti. Proprio un bello spirito di coesione europeo. Ricordo che nel 1773 il fondatore della finanza internazionale Rothschild sosteneva che la nostra politica è quella di fomentare le guerre ma dirigendo conferenze di pace. Le guerre devono essere condotte in modo tale che gli schieramenti sprofondino sempre più nel loro debito e quindi sempre di più sotto il nostro potere. In questo schema di guerra ricatti si chiamano accordi e i prestiti da usura si chiamano aiuti. Con 2 leggi di ratifica ci avete condannato a essere una colonia delle superpotenze da spogliare a piacimento. Avete rinunciato a essere uno Stato sovrano e ci avete consegnato nelle mani di un'oligarchia finanziaria anonima. Inoltre raccontiamo agli italiani perché vi posso assicurare che sono all'oscuro di tutto. E me ne accorgo perché nelle piazze, quando facciamo le agorà pubbliche, le facciamo certe domande. Sono ancora convinti i nostri cittadini che la Banca d'Italia è nostra? Mentre voi l'avete già regalata alle banche private. E le banche private, raccontiamo anche questo ai cittadini, percepiranno utili, e già lo fanno, sulla base dei risultati della creazione di moneta, volgarmente chiamata signoraggio. Eh sì, cari cittadini,
Ogni volta che creiamo moneta qualcuno ci guadagna. Ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Ne parlate mai alle riunioni del Club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fate parte. Gli istituti privati stampano moneta cedendola in prestito e richiedendone restituzione con interesse per creare questa spirale di stritolamento che si chiama debito. Il Consiglio europeo è responsabile di un'Europa non fondata sui diritti, non fondata sulla solidarietà tra i popoli, ma di un'Europa fondata sul debito. Debito come strumento di schiavitù degli stati. Dica questo al presidente Van Rompuy. E poi chi è questo Van Rompuy? Chi lo ha eletto? Io so che lei, signor Letta, lo conosce, perché anche egli, guarda caso, è parte del Club Bilderberg. Ma sappia che i cittadini italiani non sanno per nulla chi sia e da dove venga questo personaggio, che non è mai stato eletto in nessuna elezione nazionale e presiede un organismo che condiziona gran parte delle scelte dei cittadini d'Europa e di tutto il mondo. Si ricorda il tormentone "ce lo chiede l'Europa"? Bene, allora dica a Van Rompuy che glielo chiede l'Italia. Dica da parte nostra che l'Italia rifiuta il meccanismo europeo di stabilità, un mostro giuridico e anticostituzionale. Dica da parte nostra che riteniamo questa politica di scatole cinesi, austerity, fiscal compact, patto di stabilità, non essere la politica dell'Italia. Dica da parte nostra che l'Italia ha bisogno di visione politica e non di riforme imposte dall'Europa, come egli stesso auspicava. Dica che in merito all'evasione fiscale ci prenderemo subito gli 80 miliardi evasi dal circuito delle slot machine. Dica che sigleremo convenzioni in favore della trasparenza bancaria con i paradisi fiscali di tutta Europa, che generano evasione per decine di miliardi di euro e con i quali siamo stati sempre fin troppo tolleranti, se non protettivi. E dica anche, visto che c'è, dica che ripristineremo il reato di falso in bilancio. Signor Letta, lo sappiamo. Deputato Sibilia, si rivolga al Presidente del Consiglio in maniera appropriata. Io ritengo che Letta sia un signore. Comunque, lo sappiamo che lei non dirà mai nulla di tutto questo a Van Rompuy, ma non per una questione di coraggio, perché quello forse, se è lì dov'è, non le manca. Ma perché da oltre 15 anni l'Italia che avete costruito voi partiti, PD e PDL, ormai modello unico, è diventata un servile scendiletto dei banchieri di tutta Europa. Ma sappia, Presidente Letta, che i cittadini italiani qui fuori vorrebbero che lei dicesse ciò che abbiamo suggerito noi. Adesso pensi a quello che ha in mente di dire lei domani e ne tragga le sue conclusioni. Grazie. Grazie. Questa è una battaglia giusta, sacrosanta. Voglio ricordare che, lo ha già detto, ma lo voglio solo ripetere, che questi 7 miliardi e mezzo di euro di vero e proprio regalo alle banche attinte dalle riserve straordinarie della Banca d'Italia, che sono attorno a 20 miliardi di euro, quelli sono soldi nostri, della collettività, dei cittadini che sono strozzati dalle banche. Perché? Perché da dove emerge quelle riserve? Da dove emergono? Dal reddito da signoraggio. Questo è inconfutabile, lo sanno tutti. Sanno tutti che noi vincemmo una causa per far restituire quel reddito da signoraggio. Non c'era ancora Mario Draghi, c'era ancora l'ex governatore, quello dal bacio in fronte Fazio, e che poi, quando arrivò il governatore Draghi nel 2005, la Banca d'Italia non doveva ritornare in mano pubblica, non si fece nulla. Le sezioni unite di Cassazione, senza entrare nel merito, annullarono quella sentenza che noi avevamo fatto emettere. Voglio ricordarlo con Giacinto Auriti, un professore di Guardia Grele.
Io spesso ricordo, l'ho ricordata anche in aula, quando c'erano i decreti per usura, Ezra Pound, i governi maggiordomi dei banchieri, camerieri dei banchieri, tutti i governi di destra e sinistra. Allora noi che abbiamo fatto? Ripeto, ringraziamo i ragazzi di Beppe Grillo, del Senato e della Camera, perché sono cittadini, come noi, come gente che si alza la mattina, dicono tanti, ma non hanno esperienza. Ma i ragazzi del Movimento 5 Stelle non c'è bisogno che devono avere tutte le esperienze che hanno maturato i ladri, una politica che ha rubato il futuro ai giovani. Quindi io mi complimento con loro, chiudo. Questa cosa qui. Però uno dice, ma Grillo, cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero, la Banca d'Italia è un SPA privata. La proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, che sono tutte società per azioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si saprà mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire, ce ne sono pochi? Ne stampo un po' e li metto un po' in circolazione. Ce ne sono troppo pochi, ne stampo. Ce ne sono molti, ne prendo un po' e ne brucio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili. I soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta. Però li stampa un SPA, perché i soldi non dovrebbero essere così. Banca d'Italia, governatore, pagabili a vista. I soldi in un paese civile dovrebbero essere così. Repubblica Italiana e non Banca d'Italia. Di proprietà del portatore e invece di un cazzo di governatore, il capo dello Stato firma lui. Farebbe una cosa nella vita che ci potrebbe dare un minimo di soddisfazione. (Ride)